La paura, quando regna indiscriminata, comporta altre spiacevoli conseguenze, come la tristezza, la depressione, l'incapacità cronica di godere della propria vita, perché ossessionati da un male che non esiste, riducendo alcune funzioni fisiche nella qualità della vita e una minore propensione alle relazioni sociali. Ridurre questa paura può contribuire a migliorare la nostra salute dello spirito. Con Dio, con Gesù. Non bisogna avere paura, ma lasciarsi andare alle sue grandi potenziali forze che ha in ciascuno di noi e che può far cambiare il nostro stile di vita. E sì, l'amore vince su tutto e libera anche dalle nostre paure. Il Signore ti benedica.